Eccoci qui. Allora, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, grazie di essere qui oggi qui, con noi, insieme a noi. Abbiamo un graditissimo ritorno, spesso succede e a noi fa piacere perché vuol dire che gli autori si trovano bene da noi. E infatti, 4 anni fa abbiamo conosciuto il nostro ospite e oggi, 4 anni, guarda, non mi sembrava vero, facevo i conti oggi perché pensavo fosse di meno, ma c'era di mezzo anche il Covid, quindi. E invece sono già passati 4 anni, abbiamo di nuovo qui con noi Alberto Schiavone. Grazie Alberto di essere qui. Ecco, Grazie a te Laura, grazie a te. siamo anche su Facebook, su Instagram e poi nei prossimi giorni anche potete vederci su YouTube, quindi chi vorrà rivedersi anche questa presentazione la potrà ritrovare sui nostri social come sempre. Allora, Alberto, come dicevo, l'abbiamo conosciuto 4 anni fa, abbiamo presentato Dolcissima Abitudine, che ha pubblicato per Guanta questo romanzo meraviglioso che vi consiglio. E poi abbiamo fatto anche una diretta durante la pandemia per presentare Alfabeto Simenon, questa graphic novel che Alberto ha scritto mentre Maurizio La Cavalla, giusto, ha Esatto. illustrato. E voglio ricordare un altro romanzo di Alberto che è La Libreria dell'Armadillo del 2012, perché Alberto è stato anche un libraio, quindi un ex collega, oggi lavora per Feltrinelli. E quindi questo La Libreria dell'Armadillo che è un po' ispirata anche a questo suo ex lavoro di libraio. Oggi presentiamo questo libro, questo romanzo, edito da Clichy, che è una casa editrice piccola, indipendente, ma molto molto bella, che lavora molto molto bene. Bello anche, tra l'altro, come molto curate sono le grafiche, sono la carta che viene utilizzata per le copertine, per l'interno. Davvero una casa editrice molto interessante. Non esisto. Ed è un romanzo breve, ma molto molto intenso e potente. Ecco, questo è un aggettivo che ho sentito utilizzare dalle persone che hanno letto il romanzo, che qualcuno qui presente legge, ha già letto il romanzo, ed è veramente una storia forte, ma anche descritta, raccontata in modo molto forte, molto coinvolgente. È la storia di Maria, una donna ancora giovane che è stata in carcere ed esce dal carcere, quindi una volta uscita dal carcere dovrà cercare di rimettere in piedi la sua vita. Però prima di iniziare a parlare con Alberto di questo romanzo, io vorrei chiamare la nostra amica Ivana Timpanaro, perché Ivana ha preparato 3 letture da questo libro e ora le chiedo di leggere la prima. Prova a tenere io. Il cancello si chiude alle sue spalle, rumore semplice. Un'onda d'aria calda sbatte come uno schiaffo sulla sua pelle, provocandole un brivido dimenticato. Si volta e sorride. Il carcere adesso è dietro di lei e tante volte ha già promesso che non ci tornerà più. È abituata a perdere il proprio passato, a calmare la propria memoria. La pazienza è orribile. Guarda in alto, in cielo. È lo stesso cielo delle ore d'aria, ma adesso sembra più grande. Lascerebbe volentieri spazio a una canzone, ai rumori, all'odore mite delle ore di noia nelle giornate che si somigliano. Si alza sulle punte. Perché è così che le ha insegnato una dottoressa colpevole di reiterato furto. Una, due, tre volte. Nessuna ballerina. Serve alla circolazione del sangue quando si rimane per tanto tempo negli spazi chiusi. Lo ha trasformato in un tic e non si accorge che quell'accorgimento qui fuori è diventato una posa ridicola, un debutto goffo nel suo nuovo mondo di aria disponibile. Maria non parla, non sussurra, non prega. Ha disegnato questo giorno per tanti altri giorni, ma ora è diverso, ora è arrivato. E la sensazione di stordimento somiglia alla prima volta che ha messo in bocca del pesce crudo. Quel pesce l'aveva presa per il collo e portata in fondo al mare. Le sue narici esplodevano di tutto quell'odore e di tutto quel sapore. Respira, soffoca, muori, ma non fare quel che vuoi.
Un piccione occupa un piccolo spazio d'ombra dietro un cartello stradale. L'ombra consiglia a ognuno dove posizionarsi per trovare sollievo. Lo stordimento ora la percorre, partendo dagli occhi che abbracciano tutto. Cala lungo la schiena, le solletica le ginocchia, si posa sulle dita. È presto per avere male ai piedi. Cammina, cammina Maria. Certo che uscire in piena estate, caldo di inferno, di afa, di insetti, non è l'uscita da ricordare che si vede nei film. Non c'è nessuno ad aspettarla e nessuno che l'aspetta a casa. Non c'è la casa, non c'è niente. Che brutto film. Odio, amo, rido, piango, ma non ricordo più come si fa a vivere. La mia vanità ha ormai troppi spifferi e nessuno specchio. Sono sola. Non esisto. Grazie Ivana, Grazie. bravissima. Ecco, allora abbiamo avuto un primo assaggio di questo romanzo e io ti faccio la domanda di rito che faccio quasi sempre agli autori. Com'è nata Maria? Com'è nata la sua storia? Allora, intanto grazie ancora, grazie di passare un po' di tempo insieme, fisicamente anche chi ci sta seguendo. Come è nata Maria? Come è nata questa storia? Ogni romanzo, ogni scritto ha una genesi diversa, almeno per quanto mi riguarda, ma credo sia abbastanza appiccicabile a quasi tutti gli scrittori in generale. A chi produce contenuti, come si dice al giorno d'oggi, o arte, se vogliamo farci possedere della megalomania. Tu hai citato Dolcissima Abitudine, che è il romanzo che ero venuto a presentare qui. In quel caso avevo avuto la fortuna, davvero la fortuna, di incontrare quella donna con la sua storia clamorosa che mi era veramente caduta davanti, e in qualche modo me ne sono impossessato. Beh, gli scrittori spesso sono delle carogne, quindi si avventano su delle storie da cui percepiscono l'odore del sangue. In quel caso avevo stabilito con quella persona un'amicizia che mi aveva permesso di entrare in quel mondo e farne un romanzo. Altri romanzi hanno percorsi differenti. In questo caso arriviamo veramente da lontano, è un lavoro che si è costruito tassello, con tassello. Se tu 10 anni fa mi avessi chiesto: Alberto, hai intenzione di scrivere un romanzo con protagonista una donna che è stata in carcere, ti avrei detto: non credo, non penso, non so. Invece, io più di 20 anni fa conosco una persona che di carcere si fa tanti anni, più di 20, sono amico di questa persona, e questa persona una sera, una notte, mi confessa che il carcere gli manca. Quella frase, non avevo gli strumenti per reggerla, per tenerla in mano. Avevo 20 anni, ero sufficientemente stupido e con la giusta dose di stupidaggine che si deve avere a 20 anni. Quindi l'avevo lasciata anche quasi un po' scorrere, eppure è rimasta nella sua potenza, nella sua, se vogliamo, anche sacralità, nel suo fallimento. L'ho capita dopo, l'ho capita negli anni, quando poi in carcere ho iniziato ad andare, per motivi biografici, un po' come scrittore, bene, insomma, mi sono avvicinato un po' a quel mondo, senza diventarne né un esperto né un frequentatore assiduo. E poi ho incontrato altre persone che hanno iniziato a, come dire, costruire un puzzle più composito. La storia di Maria è caduta dentro quel momento in cui evidentemente doveva uscire, però l'ho costruita, se vogliamo, a ritroso di quello che uno può pensare. Io volevo descrivere un modo di stare al mondo, oppure una maniera di non riuscire a stare al mondo, ecco, forse più precisamente. Quella maniera lì volevo che la tenesse addosso una donna, e quella donna volevo che fosse una donna che aveva un prima e dopo molto importante, in questo caso il carcere. Ecco, e a proposito del carcere, tu dici a un certo punto, ci sono tantissime di queste frasi bellissime, il carcere è un'isola che affonda. Che cos'è il carcere? Cosa vuol dire questa frase? E, insomma, è un perimetro violento, un perimetro tossico, è un'istituzione iperburocratizzata. E chiaramente tutto quello che leggiamo nella cronaca, e se vogliamo, è parte anche di quello che guardiamo in letteratura, nel cinema, nelle serie TV, questa è attualità. È tutto vero,
ed è anche tutto finto, nel senso che poi bisogna passarci del tempo. Io a mo' di provocazione lo sto dicendo spesso, sento adesso dire che vogliono ripristinare la leva obbligatoria, invece consiglierei banalmente di farsi un paio di giorni di carcere. Secondo me sarebbe intanto più economico e servirebbe di più per capire se stessi un giorno e il resto del mondo nell'altro giorno. E lì con quella frase è un luogo in perenne emergenza, dove ovviamente non si sta mai tranquilli, c'è sempre qualcosa da sistemare, c'è sempre un'emergenza dietro cui corre, c'è sempre qualcuno che sta peggio di te. Ecco, infatti io anche a Maria faccio dire sempre questa cosa che ho imparato io molto banalmente, in effetti in carcere nessuno dice poverino o poverina, sei tu il poverino o la poverina. E quindi questa conoscenza del dolore, questa conoscenza della sofferenza, ripeto questo termine che non è bello, ma spesso e volentieri fa parte di un'autoanalisi tremenda che uno fa. Il tema del fallimento è un fallimento reciproco e condiviso, ecco, questo sì. Allora, tu hai parlato, facendo sempre riferimento all'altro romanzo di una prostituta, quindi una donna che entra in carcere e poi esce. Ecco, storie di donne. Come mai, hai scelto ancora una volta di, avere una protagonista femmina, un personaggio femminile, scusa, l'ho detto male, una protagonista donna, un personaggio femminile, protagonista del tuo romanzo, ancora? Non lo so se è collegata alla mia analista, però No, è no, argomento per non lo lei. so. Ah. Vado una volta a settimana da questa professionista, ma lei spero prima o poi mi dia una risposta. Al di là di questa che è una battuta sciocca e gretta, però non lo so, non ho una risposta intelligente. Mi è capitato, negli altri romanzi c'erano degli indizi, negli ultimi tre, evidentemente, ho fatto mio questo modo di raccontare. Potrei raccontarti la sciocchezza che ho particolare sensibilità, che ascolto molto, che vivo con le donne, però sembrerebbe di appunto attraversare una megalomania o ammiccare al mondo femminile, visto che qui è decisamente ben rappresentato, come spesso In succede. libreria sì, il mondo La femminile è sempre statistica molto mi stupisce che rappresentato. c'è qualche rappresentante così, qualche isola. Non ho una risposta intelligente. Credo molto banalmente che ci sia un baricentro emotivo che forse riesco ogni tanto a prendere, questo è probabile. Oppure, sintetizzando in maniera molto, molto feroce, ma secondo me anche molto efficace, un ragazzo a San Vittore mi ha detto: tu non me la racconti giusta, Maria, sei tu. E quindi questo, come dire, chiude un po' il cerchio della tua domanda. No, tra l'altro, quello della sensibilità è vero, perché io lo dico sempre quando ti parlo dei tuoi romanzi, dico no, lui ha una sensibilità particolare, perché in effetti sembra quasi che, leggendo le tue storie, sembra che tu le viva proprio dal di dentro queste esperienze, cioè sembra quasi che tu le abbia vissute su di te, sulla tua pelle. Come fai ad entrare così bene in questi personaggi per poi descriverli e poi raccontare queste storie in questa maniera così profonda anche? Credo banalmente ci sia una grossa dose di abbandono e di fianco, come ti dicevo prima, rispetto per esempio alla protagonista del mio romanzo precedente, quando l'ho conosciuta lei mi ha aperto da tutti i punti di vista la porta del suo metro quadro, da dove era passato 60 anni di storia d'Italia, perché aveva capito che non c'era morbosità e non c'era giudizio, non c'era condanna, c'era veramente una grande curiosità, una voglia di ascoltare. Allo stesso modo, quando vado dentro, dentro intendo carcere o in generale, quando mi tocca dire, frequento territori, diciamo, ai margini, anche se è un termine che fa schifo, mi pongo sempre come un'ipotesi, di condivisione. Potrei essere lì, ma e nemmeno troppo in lontananza. Non ho, anche qui non ho risposte intelligenti da darti, mi sento molto a mio agio in alcuni territori, mettiamola così, scomodi, ecco. Maria perché?
questo nome, perché è un po' vuole essere un nome così comune per così dare una comunanza, una comunione a tante donne che hanno avuto la stessa esperienza. Non so, a me è venuto in mente questo. Come l'hai scelto? Magari è stato un caso invece. Allora, do una risposta da scrittore e in effetti Maria vuole anche rappresentare un po' una discesa, se vuoi, insomma, biblica e Cristo nelle macerie. Maria in questo senso rappresenta dietro di sé, lascia veramente le macerie e ha questa fuga in avanti disperata e anche, appunto, mi tocca riaggiungere, fallimentare. Poi c'è una risposta che ti porta un po' nell'officina, indietro le quinte, che comunque fa un po' ridere. Il nome di lavorazione di Maria era Miranda e l'editore mi ha detto no, perché poi sembra una roba sporcacciona. E quindi Bellissimo nome Miranda, anch'io quando volevo chiamare mia figlia molto Miranda, ma per lo British stesso anche, motivo non mi hanno fatto chiamare mia figlia Miranda. I che poteri forti. si chiama Teresa, un po' Si chiama simile, Teresa, comunque, forse. beh, a cui comunque è dedicato Dolcissima Abitudine, e io racconto sempre così, alleggeriamo un po' il clima, che ha una presentazione a Torino, ovviamente, dove non se la tengono io mai in bocca, leggono la dedica a Teresa, è una signora bellissima, anche proprio fisionomicamente, era proprio aguzza, e mi dice, ma è la signorina? Gli faccio, no, no, questa è mia figlia. Ah, bel nome da Picia. Meravigliosa. Bellissima. Io chiamerei adesso Ivana che ci legge il secondo brano che ha scelto. Il caffè viene preparato con la macchinetta e le capsule. Non usano la moka e questo la stupisce. Non chiede, non deve disturbare. Dopo, senza che nessuno dia loro nessun ordine, la sorella e la madre spariscono portandosi via i bambini. Esili braccia d'avorio che cambiano soltanto proprietario nel corso della storia. Il padre torna in cucina con una scatola di latta. La porge a Maria con fare sbrigativo, ma grave. Lei la apre. Ci sono delle banconote. Cosa vuol dire? Questo è tutto quello che ho in casa. Sei fortunata. Sono fortunata? Li avevo preparati per quello che ci ha riparato il tetto. Papà, non farti più vedere. Te li posso restituire. Non dire sciocchezze, davvero. Cerca almeno di non tornare in galera. È tutto quello che hai da dirmi? Ho perso le parole tanti anni fa. Colpa mia. Colpa tua, sì, e mia, e di tutti. Ma non siamo qui a fare commedia. Vattene. Non so dove andare. Te ne sei voluta andare tante volte. Non vedevi l'ora. Cosa cambia una volta in più? Sono appena uscita dal carcere. Non ho più niente da dirti. Posso prendere la bici? È tutta arrugginita e ha le ruote sgonfie, forse bucate. La prendo lo stesso. Sono tornata, ma troppo distante. Ci siamo dimenticati di tutto e non abbiamo voglia di niente, nemmeno di una pietra. Il cancello si chiude alle sue spalle, senza un abbraccio, un ciao migliore e degli occhi umidi. Cinque volti la seguono camminare con lo zaino poggiato adesso sulla bicicletta. Una ruota era solo sgonfia, l'altra è bucata. La riparerà. L'amore dorme. Grazie, Dana, Grazie. bravissima. Ecco. E questo l'amore dorme, anche questa è una frase che soltanto due parole, ma che raccoglie tutto quello che succede a Maria. Appena uscita dal carcere, lei cerca sua sorella che ha cambiato numero, va a casa dei genitori, la madre non la guarda, il padre le dà dei soldi per sparire dalle loro vite. L'amore dorme davvero quando uno esce dal carcere. Sì, in quella famiglia forse non si è mai svegliato. Peraltro la sorella cambia numero e non glielo dice. Questo è il vero segnale. Maria fa, ripeto, fa molti movimenti. Anche qui mi tocca citare il libro precedente. Rosa reggeva il palco molto bene, pur essendo una donna dalla vita difficile, tutto girava intorno a lei. Qui no, Maria deve andare a cercarsi la vita. Infatti a un certo punto dice dove sono le cose belle. E questi movimenti, il primo che fa è quello, se vogliamo, primitivo, torna dalla famiglia. È un ritornare che sa anche lei avrà l'odore della sconfitta e del dolore. Però
se vogliamo, la cronaca ci aiuta. Pensate qualche mese fa, quando dal Beccaria scappano questi ragazzi, dove vanno? Dalla mamma, e chi non ha la mamma va dalla mamma della fidanzata. È un movimento veramente, come dire, base, e infatti anche lì però c'è un cancello che si richiude dietro, e questo, se vogliamo, è una sottolineatura molto forzata, ma che spiegava bene questa vita di Maria in cui ci sono dei cancelli che si chiudono e lei che fa dei passi avanti. Appunto, cammina Maria, che è la spinta e lo sprone che io e lei diamo per tutto il romanzo. E da questi due brani, in particolare questo, con questo dialogo così molto, molto asciutto, molto così immediato, si può capire già che stile ha questo romanzo, che è uno stile appunto molto, molto prosciugato. Si dicono le cose essenziali. Il libro è diviso in capitoli, ogni capitolo ha questi paragrafi spesso molto brevi, alcune frasi, come appunto il carcere è un'isola che affonda, l'amore dorme, ma ce ne sono molte altre, solo queste frasi isolate, quasi come fossero sentenze. Ecco, è un libro, facciamo ancora riferimento per far capire bene l'altro, Dolcissima Abitudine, che invece era di un respiro molto più ampio, un libro molto asciutto, quasi, hai fatto quasi un lavoro da Raymond Carver, se vogliamo, minimalista, ma perché hai voluto scegliere uno stile così, così non saprei come altro definire, ecco, così minimalista, appunto, quasi ermetico, che dà molto l'idea, devo dire che dà veramente tanto l'idea di quello che è il mondo di Maria fuori dal carcere. È stata una scelta voluta oppure ti è venuto così spontaneamente? Un po' e un po'. C'erano degli indizi nei romanzi precedenti di una mia, sicuramente anche in questo caso, fuga o comunque una ricerca di un mio stile personale. Volevo anche dal punto di vista dello stile, una stanza tutta per me. Tu sai che io agisco anche un po' da cane sciolto nella narrativa, anche le mie scelte editoriali non sono, diciamo, mai banali, mettiamola così, senza approfondire. E per questo libro, per questa storia, per questo tipo di personaggio, ho voluto accelerare ancora di più i giri del motore, anche sfidando in qualche modo il lettore. E questo fa parte anche poi di una mia riflessione generale. Mi sono anche un po' stufato di questa, come dire, maniera di gestire chi c'è dall'altra parte, cercando sempre di assecondarlo, aiutarlo. Mi raccomando, non affatichiamo il lettore. È una maniera anche un po' offensiva nei confronti di chi scrive, ma soprattutto di chi legge. Sembra che ci siano delle scatole vuote a cui far spendere un po' di denari e poi passare oltre. No, non voglio giocare a quel gioco. Ci sono dei romanzi di intrattenimento, tu sai bene che sono un addetto ai lavori e quindi non posso fingere, ma è anche giusto che non sia così. E ci sono dei romanzi che vogliono giocare un altro tipo di gioco, questo è uno di quelli, no? Anzi, io chiedo moltissimo al lettore in questo caso. Voglio che le parole, così come io le ho pensate, le ho pesate con anche una certa fatica, perché poi non ho un rapporto felice con la scrittura. Invidio anche gli scrittori che dicono che si divertono mentre scrivono, io no. Quindi c'è una fase, diciamo, di gestazione in cui diciamo, la componente artistica, intuitiva e il talento sicuramente hanno un'incidenza maggiore. E poi quando il libro entra in officina, per me è solo fatica, è noia, è ripetizione, è cercare la parola, è limare, passi ore in cui alla fine hai portato a casa due righe scritte meglio del giorno prima. Dici, accidenti, pensavo di fare 20 pagine. No, invece hai lavorato due righe ed è giusto che sia così. Se devi poi appunto lanciare anche una sfida, una scommessa con chi andrà a scegliere di leggere te, il tempo è la cosa più importante che abbiamo, la cosa più preziosa, e qualcuno che sceglie di passare poche o tante ore con quello che scrivi tu va premiato, questo è quello che penso io.
A un certo punto, Maria, beh, incomincia a cercarsi un lavoro, incomincia ad avere dei contatti con le altre persone e ci sono anche alcuni che cercano in qualche modo di aiutarla. Ecco. Tu le fai fare questa riflessione sulle persone ben intenzionate, volenterose, e lei pensa ne esistono, spesso mosse da reale voglia di aiutare chi si trova in questo mare aperto che chiamiamo libertà. La rivoluzione a volte è una carezza. Ecco, però c'è sempre questa diffidenza di Maria nei confronti anche di chi è ben disposto. Quindi questo fatto che anche chi vuole far del bene possa avere così, un altro fine nascosto, ma questo è anche un tuo pensiero? Possibile, sai, io sono torinese, quindi tendiamo a Ok. pensare male come inizio, poi nel caso ci smentiamo o veniamo smentiti. No, però a parte le battute, è un libro di giri del motore accelerati, nello stile, nella durezza, anche se vogliamo nel dolore, anche nella sfiducia. Io lo permetto anche perché poi può sembrare ingeneroso verso chi poi nel carcere, fuori dal carcere, lavora davvero in una direzione virtuosa, nell'aiutare le persone a reinserirsi, a migliorare, veramente ad avere altre opportunità in vita che più delle volte sono dalla partenza sventurate e azzoppate. Quindi questo romanzo può sembrare anche ingeneroso verso tutto quel mondo lì, mentre invece chiaramente non lo è, ma avevo bisogno di non concedere, come dire, piazzole di sosta in questa traversata, quindi è tutto molto molto duro. Ma è un romanzo molto duro, tanto è vero che appunto anche quando come interlocutori ho persone che ci lavorano, quando vado dentro, quando anche nelle scuole, banalmente quando vado a parlare con le scuole, io lo premetto perché poi non voglio che qualcuno trovi dentro invece delle favole. Perché in questo momento, secondo me, c'era bisogno di ribadire che là dentro di favolistico non c'è niente. E tanto più che il carcere diventa sempre più una discarica sociale, è il nostro tappeto sotto cui buttiamo la nostra spazzatura, non loro. E questo ogni tanto viene edulcorato, se vuoi, anche da, appunto, dalle arti, dalla letteratura che racconta il dentro, lo racconta sempre, giustamente, per un prodotto che deve vendere. Quello che un po' più interessa che venga visto. In realtà poi là dentro c'è la vita, c'è tantissima vita e ci sono soprattutto vite che appunto sono partite già male, perché io anche in questo caso ho quasi fatto andare il motore su di giri, perché Maria è l'opposto dello stereotipo della ragazza, non ha scritto tu finirai in carcere quando è bambina, ha un'educazione che se vogliamo un tempo, adesso non si usa più questa definizione, si sarebbe potuta definire piccolo borghese, se vogliamo, fa le scuole, questo le viene rinfacciato, tu sai leggere, tu hai studiato, e non è lo stereotipo, non è Gomorra, per citare, no? Insomma, un territorio conosciuto da tutti. E ho voluto anche in questo caso ribaltare, perché il desiderio era far immedesimare chi legge in una persona, se Maria dopo due righe avesse raccontato ho ucciso mio figlio. E ancora di più tocca dire, se Maria fosse stato Mario, tatuato, pieno di cicatrici, la lettura sarebbe stata sicuramente connotata da quella informazione. Ecco, Maria ogni tanto torna col pensiero ai momenti in cui era in carcere, alle persone che ha conosciuto in carcere, ce n'è in particolare una, Veronica, ma poi ce ne sono anche altre. Ecco, e appunto qui ancora dici, no, nessuno sa qual è il punto finale di un essere umano. Ecco, ma allora, che cos'è veramente il carcere? Perché? Chi entra in carcere? Perché? Appunto, anche all'inizio abbiamo sentito il brano in cui nel brano che è stato letto da Ivana, la dottoressa che Maria incontra dentro. Quindi in carcere poi alla fine noi abbiamo un'idea che ci entrino soltanto, appunto, come stavi dicendo, le persone I che hanno. mostri. Ecco, ma invece no, ci sono anche persone normalissime che possono sbagliare. Sì, partendo dal presupposto, sono tutte persone normalissime, noi stessi siamo nero e Certo, bianco certo. a dosi diverse e non sempre, non per tutta la vita Sì, spesso, cioè, quindi normali nel senso no, che ho non capito benissimo, fanno, era ecco cosa, solo ok. assolutamente, non ti preoccupare.
io spesso abuso del termine normale, perché è un po' come il poverino. Sì, poi sei... chi è normale veramente, chi può dirlo, e chi è matto, non si sa, va bene. Dipende anche dai punti di vista. Esattamente. Quindi chi entra in carcere lo sappiamo, perché poi i numeri il più delle volte parlano, spiegano purtroppo meglio della poesia. I numeri e le statistiche parlano di chi finisce in carcere è veramente qualcuno che quando ha 3 anni c'è scritto in fronte tu molto probabilmente farai come tuo padre, come tua sorella, come tua madre, insomma in un eterno gioco dell'oca delle classi sociali, questo non lo invento io. Altresì io non sono un esperto di carcere, questo lo dico è sempre per una onestà intellettuale che credo bisogna sempre ribadire, non sono un esperto di carcere e se vogliamo invece mettere davanti le questioni narrative, questo non è un libro sul carcere, qui c'è la cura naturale se vuoi, okay. E non è un libro sul carcere, quindi quando tu dici che cos'è il carcere, in realtà mi verrebbe da risponderti il carcere è tutto questo che vedi qua attorno, che poi costruisce il perimetro con le mura, i chiavistelli, eccetera, eccetera, le sezioni, il gioco perenne delle guardie dei ladri. Allora, una cosa che mi è piaciuta molto è quando tu fai dei riferimenti ad altre persone, personaggi realmente esistiti. Allora, tu citi ad esempio Leonarda Cianciulli, e adesso ci dici come mai, perché chi non lo sa, poi insomma, vabbè, adesso capiamo. Marco Polo. Poi parli anche di luoghi come l'Isola di Pasqua, la Via Lattea, ma sembrano quasi delle parentesi posizionate all'interno del racconto. Tu stai raccontando Maria, quello che pensa, quello che fa, va al lavoro, prende la bicicletta e poi la Via Lattea. Ecco, che cosa significano questi attimi, questi momenti di respiro quasi dalla vita di Maria, perché hai voluto inserire anche nominare questi personaggi e nominare questi luoghi? La storia di Maria è una storia minima, una storia minuscola, è una storia proprio con la S minuscola di quelle che incontriamo e spesso o ci giriamo dall'altra parte perché non ci interessano o perché abbiamo da fare, perché la nostra quotidianità, la cronaca della nostra vita va più veloce del fermarsi a guardare delle storie su cui spesso mettiamo già il voto o già il giudizio, in qualche modo più o meno intuiamo quello che sono. E ce ne sono tantissime, basta insomma avventurarsi in qualche angolo o qualche portico davanti alle stazioni o in generale in qualche appartamento meno decorato. Quindi in questa storia minuscola credo però faccia parte allo stesso modo della storia di Marco Polo e di Adolf Wolfli e di Persefone, del mito di Persefone, della saponificatrice di Correggio, ecco, che è la Cianciulli, se chi non lo sapesse. È una storia, la metto là dentro perché è una mia piccola ossessione irrisolta, credo. Rischio magari di dire delle stupidaggini, ma tanto sono artista, posso dire. Puoi artista. Dire tutto quello che vuoi. Noi lo prendiamo per buono. Mi c'ero un po' ossessionato sulla sua storia, ma come d'altronde se siete anche voi qua, siete anche voi un po' malati, quindi insomma invece di fare altro siete a parlare di libri. E quindi su chi vive e respira libri sa bene che le ossessioni ci nutrono e ci portano avanti. Adolf Wolfli, che era un internato in un manicomio, che ha prodotto dell'arte meravigliosa, è un'altra delle mie ossessioni. La Cianciulli ho iniziato a studiarla, ho un po' approfondito, sono andato a vedere anche un po' di verbali, un po' di il suo famoso scritto, lascito finale, che poi non, probabilmente non è vero, perché non l'ha scritto lei. Lei, ecco, diciamolo meglio, per chi non lo sapesse, allora, cosa ha fatto questa donna? Secondo me non l'ha fatto, tra l'altro. Comunque è una donna che arriva dalla campagna brutta, parliamo degli inizi del Novecento, le viene insomma suggerito, questo è chiaramente ironico, un matrimonio, e lei lo rifiuta. Ripeto, parliamo del insomma, siamo negli anni 30, credo, adesso posso sbagliare qualche anno, e lei scappa quindi dalla campagna e va in Emilia, rifiutando un matrimonio. Già questo la rende a suo modo un'eroina. È una donna che ha avuto 20 aborti nella propria vita,
Ma in Emilia e peraltro ha anche una vita sentimentale, mettiamola così, abbastanza disinvolta, che insomma per l'immediato dopoguerra non è scontato. All'interno di questa, come dire, vita banale nell'Emilia rurale, nel nulla, insomma, sicuramente lontano da Via Veneto e la dolce vita, iniziano ad accadere questi omicidi da cui la saponificatrice di Correggio, perché le sue amiche del tè, nessuna di voi si allarmi, io non penso, perché c'è un precedente, quindi troverà sicuramente la vostra amica altri modi, le ammazzano e poi le sciolgono nei pentoloni, proprio come nei cartoni animati o nei film horror. E quindi lei viene, insomma, messa in galera perché adesso non mi ricordo di quante morti è accusata. In realtà poi c'è tutta stata un'indagine e io credo, almeno io parteggio per questa tesi, che il vero killer fosse il figlio, che era un matto come un cavallo e comunque queste donnine che bevevano il tè, mangiavano i pasticcini, peraltro i pasticcini a un certo punto sono diventate loro stesse, quindi c'è anche questo lato veramente splatter. E il figlio chiaramente ci si impossessava dei pochi beni che avevano queste donne, però credo che lei per difendere questo cretino si sia fatta infine dare l'ergastolo, poi lei è finita in manicomio criminale, eccetera, eccetera. Però è una storia, adesso prenderò fuoco mentre lo dico, che secondo me comunque è permeata anche di femminismo. È una vera vittima di tante tensioni violente. Dopodiché sicuramente non era un personaggio che facilmente si sarà guadagnato il paradiso, però io credo che un paradiso per persone così, se non altro, si debba tentare. Allora, invece, Comunque sì, scusa, perché in effetti poi sì. sono partito Con la col sapone. killer, sintetizzando la storia di Maria, voglio che abbia la stessa dignità di Marco Polo e della Via Lattea e dell'Isola di Pasqua. Sono degli inserti che apparentemente non c'entrano nulla e fanno solo pensare che il narratore sia uno psicopatico e un po' potrebbe anche combaciare questa cosa. Ma voglio che in questa vetrina delle curiosità umane ci stia Maria e appunto ci siano anche questi personaggi e anche una tensione verso storie che con la S maiuscola che vanno addirittura verso gli universi, quindi mondi che neanche conosciamo, che è un'altra delle mie ossessioni. E ci potrei scrivere un romanzo, Ma allora. non sono stato rapito dagli No? alieni, ti Ah, prego. ok, va bene. Non sono una, non passerò qui davanti con un cartello. Senti, invece volevo adesso chiederti un'altra cosa a proposito di com'è la vita un pochino oggi. Ecco, insomma, Maria appunto esce, si ritrova in mezzo agli altri e a un certo punto incomincia a lavorare, fa l'operatrice ecologica, ecco, adesso bisogna dire così, ecco, insomma, insieme anche ad altre persone, c'è cioè un laureato, quindi insomma così. E anche qui lei percepisce, perché Maria è molto acuta nel captare quello che provano le altre persone, questo risentimento del fatto di non aver avuto forse una vita che uno si aspettava, soprattutto uno dice, vabbè, io studio, poi dopo cosa vado a fare? Medico, l'avvocato? No, l'operatore ecologico, vabbè. Questo risentimento, tutta questa, quasi questo odio anche nei confronti, questa invidia sociale nei confronti degli altri, ecco che uno poi sfoga a volte sui social, quindi prendendosi quelli che io chiamo i 5 minuti di notorietà che i social ci permettono. Ecco, tu come vedi adesso, a prescindere da Maria, dalla sua storia, tu come leggi questo fatto che oggi io trovo sia davvero ritornato quest'invidia nei confronti di altri, non necessariamente perché abbiano di più da un punto di vista economico, cosa, comunque questo risentimento, che si prova guardando chi magari ha qualcosa di diverso, perché non, ci sono delle aspettative molto alte, ecco. Intanto non credo ci siano delle aspettative molto alte, credo siano delle fantasie molto alte, dettate più da un appagamento molto istantaneo. Ci stiamo
stiamo ritrasformando, credo, in scimmie. Abbiamo bisogno di quegli appagamenti, proprio delle sinapsi molto veloci. E se, in questo i social sono diventati le nostre caramelline preferite. Questo mondo performante che ci vuole felici, o almeno un mondo in cui dobbiamo dichiararci felici sempre, comunque, dobbiamo viaggiare costantemente, far vedere che viaggiamo, dobbiamo far vedere che i nostri figli sono i più bravi, i nostri partner sono i più belli, noi siamo i più belli, più riusciti, più Che abbiamo intelligenti, più follower, e che che abbiamo più abbiamo, like, questa cosa che è quasi un'ossessione, che esatto. ci connota un certo successo che però, insomma. Tu sai che anche nel mondo editoriale alcuni autori vengono pesati in base ai follower che hanno, che è un dato di fatto, non sto neanche a giudicarlo, però è così. All'interno di queste dinamiche, per quello ti dico, le aspettative non credo che siano alte, perché poi vai a vedere e vai a chiedere, perché poi questo velo devi spostarlo, questa tenda, e dici, vabbè, ma quindi cosa vuoi fare? Qual è il tuo desiderio? Avere tanti follower, questo si riduce a viaggiare, andare a Dubai, non so, qual è il. E lì c'è il vuoto, e questo che è grave. Non voglio fare così la narrazione del bene quotidiano, della normalità e dell'accontentarsi, perché è una stupidaggine ed è inefficace, però sicuramente quella vetrina scintillante toglie poi efficacia alle cose che in realtà ti devono muovere, che sono le passioni, i veri demoni che ti devono muovere, ne basta uno anche nella vita. E spesso lì dietro non c'è niente, non c'è neanche quello. Ti piace fare, non so, le sedie, fai le sedie, ti piace fare l'attrice, fai l'attrice, ti piace fare il cantante, fai il cantante, però fallo. E invece ogni tanto mi accorgo che tutta questa enorme polvere alzata poi nasconde in realtà un'insoddisfazione, una disperazione, un assoluto piangere quotidiano, e sai bene che l'insoddisfazione e la frustrazione portano poi alla rabbia, che è una rabbia che socialmente si sfoga poi in maniera chiaramente errata, perché intanto sbaglia quasi sempre Vero. indirizzo, mettiamola così. Ecco, Maria, a un certo punto, però questa è una cosa, io l'ho trovata molto bella, quasi, quasi tenera, ecco, ha un progetto. Questo progetto che lei chiama Babele, ecco, che poi, vabbè, insomma, come tante cose della sua vita, non va a finire in nulla. Che cos'è questo progetto? Io ho mutuato, è una casa delle bambole, la casa delle bambole che lei ritiene un progetto imprenditoriale virtuoso e riuscitissimo, o che comunque sarà virtuoso e riuscirà. Ho mutuato un po' di miei studi sull'arte, la narrazione degli internati in manicomio, che affiancando la loro vita, come dire, irrisolta e spesso sventurata, affiancano appunto una narrazione di sé inventata o loro credono non inventata, invece virtuosa e riuscita, in cui salvano le persone, hanno successo, fanno i soldi, appunto viaggiano, se vuoi, come vedi, alcune cose ritornano tra gli psicopatici e quelli non considerati tali. Quindi l'ho spostata su Maria. Mi piaceva che in questo mondo suo, fatto di metri quadri che si spostano, di porte che si chiudono, di mondi a cui lei non riesce ad avere accesso, nonostante, come hai sottolineato, lei questa curiosità ce l'ha. Tu hai citato prima il suo lavoro di operatrice ecologica, e lei dentro la spazzatura cerca l'amore, è chiaramente una forzatura, una sottolineatura forse addirittura banale, però volevo andare a approfondire quello. Quindi quando all'inizio tu mi hai chiesto perché Maria, anche per questi motivi qui. Io adesso vorrei qui la nostra Ivana che ci legge l'ultimo brano scelto. Non ho un posto dove andare, ma devo andarci. Pedala, dai Maria. Alzati sui pedali, come quei ciclisti che guardava in silenzio tuo padre in televisione. Non un sospiro, un gridare golo, vaffanculo. Ore e ore di trasmissione televisiva, cambiando soltanto posizione sulla poltrona. E poi, appena i primi 10 o 20 arrivavano al traguardo, prendere il telecomando e spegnere. Magari appena arrivo dove devo andare, qualcuno spegne la televisione e non c'è niente di meglio da fare, qui o là. Certo che se potessi scegliere io il nome per la prossima vita, ci passerei almeno un fine settimana a pensare.
come quelle coppie intelligenti che passano mesi a decidere il nome della bambina, o bambino, o cane. Poi, mentre lo chiamano ai giardini, pensano all'amante, alle scarpe, a quanto è bello il figlio di quella lì. Ma come faranno? Non essere cattiva. Non hai mai avuto nemmeno un cagnolino abbandonato da compatire e devi stare zitta. È una vita che sto zitta. E alla scuola media una professoressa antipatica e cialtrona mi ha detto che sembravo un'handicappata mongola, muta, e che il mio viso non aveva che un'espressione a cui aggrapparsi. L'alito le puzzava, ma non era il suo difetto più pericoloso. Quando avrò tante rughe, allora potrete tutti reggervi al mio viso, stando attenti a quando piango, che si scivola. Spero di avere i capelli bianchi come quelle streghe dal viso gentile, che però se si arrabbiano sono guai per tutti. Ero molto brava a giocare a pallavolo, anche se poi non sono più cresciuta in altezza e se mi guardavi passare per strada non avresti detto che giocavo a pallavolo. Il mondo è pieno di persone che sono state brave a fare qualcosa, ma solo fino a un certo punto. Grazie. Grazie mille, Ivana. Allora, ecco, c'è il tuo romanzo è raccontato da un punto di vista esterno, si racconta la vita di Maria, quindi in terza persona, però ogni tanto ci sono anche dei piccoli momenti in cui tu inserisci il pensiero direttamente di Maria. Così quasi non ce ne rendiamo conto, si passa, ecco, da un osservatore, dall'osservatore esterno a Maria che fa le sue considerazioni. Ecco, anche qui ti chiedo come mai questa scelta, del fatto di non far parlare sempre Maria, ma soltanto in alcuni momenti. Anche qua gli inizi c'erano già nei due ultimi romanzi. Qui ho anche in questo caso accelerato un po' i ritmi. Credo sia un tocco, se vogliamo, letterario, anche abbastanza spontaneo, che dà l'occasione a chi legge, anche a chi scrive, solo che a un certo punto chi scrive è quasi noioso, cioè gli viene da dire togliti, infatti Maria a un certo punto penso si scocci anche di me. A chi legge di essere lì dentro in maniera un po' più forte, ecco, questo se devo cercarci un motivo, altrimenti è una cosa che mi è venuta sempre abbastanza spontanea di spostare la camera. Tu sai bene che per il mio modo di narrare possiamo parlare di una camera in spalla che segue il personaggio veramente proprio addosso, quasi in maniera ossessiva. E credo che quello stare addosso al personaggio pretenda e preveda che io mi tiro dietro anche chi legge, e questo tirarmelo dietro ha bisogno della prima, della terza persona, di incitamenti che a un certo punto ti senti di dire tu mentre leggi e sfuma se gli sta dicendo lei, il narratore o appunto te stesso, e la scommessa di questo romanzo è quella. Ecco, Maria e noi con Maria si chiede spesso, ci chiediamo se la libertà esista veramente. Anche qui voglio prendere le parole del tuo libro. Tu a un certo punto dici nel suo libro, Elogio della fuga, Henri Laborie dedica un intero capitolo alla libertà. Ammettere l'inesistenza della libertà umana è in effetti difficile, così ci affidiamo all'illusione di averla. Quindi esiste veramente questa libertà. Per Maria forse c'era più libertà in carcere. In carcere almeno aveva, così, non so, aveva dei rapporti, sapeva cosa fare. Quando esce c'è questa, ci poniamo questa domanda, ma esiste davvero questa libertà per Maria anche fuori dal carcere? Per noi esiste la libertà? Cos'è la libertà? Per noi, diciamo, soprattutto nel mondo ricco, la libertà ogni tanto mi viene da pensare sia un'occasione mancata. La teniamo in mano con una leggerezza e spesso volentieri ci cade per terra, a volte si rompe. Quando giustamente, provocatoriamente, dici si sentiva più libera dentro, credo che abbia più a che fare con l'identità che con la libertà. È chiaro che Maria, come altre persone, sviluppano un'identità o una percezione di identità mentre sono all'interno di un metro quadro, di un perimetro, e questo succede non solo nelle carceri, un po' in tutti. E se non avevi identità prima di entrare, è molto probabile che una volta uscita questa cosa ti spaventerà, ti terrorizzerà. C'è un'incidenza molto alta dei suicidi appena entri e poco prima di uscire, che chiaramente sono i due momenti di massimo
disorientamento. E sicuramente in tutti questi anni mi sono accorto che il dopo rappresentava davvero il balzo in un territorio sconosciuto, insidioso, minaccioso, soprattutto per chi non ha strumenti, per chi, autocitandomi nella dedica del libro a chi non sa dove andare, che è forse la cosa di cui sono più orgoglioso del libro, è la dedica ed è il mood, diciamo, che deve accompagnare anche, credo, chi legge. Ecco, io ti faccio ancora una domanda, poi se qualcuno dei presenti vuole chiederti qualcosa, lasciamo la parola a loro. Questo libro, qui vedete che c'è quasi tutta la dozzina dei candidati, strega, ne manca uno perché l'abbiamo finito. Ecco, è stato proposto per lo Strega. Sapete che ogni anno ci sono gli amici della Domenica che propongono i loro libri. Ecco, questo è stato proposto, erano 80 i libri proposti, da Annalena Benini, che è tra l'altro una bravissima giornalista, scrittrice, ha appena uscito il suo libro per Einaudi, che racconta la storia vera di una sua antenata, una sua cugina, non la ricordo esattamente, comunque molto molto brava, molto attenta alle tematiche femminili. Ecco, io vorrei chiederti quando l'hai saputo, cosa hai pensato, se conosci Annalena Benini, se le hai parlato, le hai chiesto come mai abbia proposto il tuo libro, che cosa si prova in un momento del genere, anche se poi il tuo libro non è entrato in dozzina, ma non importa, perché comunque poi, vabbè, insomma, si sa come sono anche i premi, l'importante sono altre cose, secondo me. Ma ecco, credo che ci sia una grande soddisfazione anche solo per il fatto di aver avuto questa attenzione in particolare da una tua collega, possiamo chiamarla così, che insomma, ecco, credo che sia qualche cosa di soddisfacente per uno scrittore. Molto, hai detto tutto bene, è tutto corretto, la contentezza c'è, viviamo di ego, inutile far finta di no, poi va un po', diciamo, diluito, mettiamola così, in qualcosa. E a maggior ragione perché questa attenzione e questo in qualche modo comunque premio, per me è già stato un premio quello, è arrivato da una persona, da una professionista che stimo tantissimo e negli anni è sempre stata molto generosa con me, sia nel recensire i miei libri, sia nel farmi collaborare con i giornali cui lei ha lavorato e lavora. Tanto le devo consegnare un pezzo, quindi nel caso Ah, scusami ecco. Annalena, ma ce la faccio. E quindi è stata una festa, comunque è stata una festa. Poi chiaramente una volta lì, come dire, ci fai la bocca, però no, faremo la bocca per altre cose. Insomma, sono appunto come hai detto tu, ha altre soddisfazioni che ci si può andare a prendere e devo dire che questo libro me ne sta dando davvero tante. Bene, sono contenta perché è veramente un libro bellissimo e credo che tu ti meriti tutto il successo che hai, che potrai avere. Questo lo dico sempre e chi mi conosce lo sa perché io parlo sempre benissimo di te e non solo quando sei qua Grazie, presente. grazie mille Laura. Allora, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Sì, Vuoi il allora, microfono? sì. Per gli amici a casa, come si Ecco, dice. grazie. Buonasera. Io avrei una domanda, diciamo, che riguarda la parte editoriale. Se non ho capito male, però potrei sbagliare, è la prima volta che pubblica con questa casa editrice, perché i suoi altri libri Corretto. sono, ecco, ed è una casa editrice appunto indipendente. Mi piacerebbe sapere come è avvenuto l'incontro, diciamo, se è lei che ha. No, non so nulla, ecco, di come avviene questo passaggio tra scrittore e casa editrice. E a maggior ragione, visto che appunto è una casa editrice indipendente che io personalmente non conoscevo, ma mea culpa, capire un po' come funziona questo passaggio. Grazie. Grazie intanto a lei. Beh, ogni scrittore ha dei percorsi editoriali diversi, ci sono i fedelissimi, quelli che approdano in una casa editrice e ci rimangono. Io non sono tra quelli, come si può evincere dalla biografia che c'è nel libro. E quindi ho cambiato diverse case editrici, sono un autore che dà molto, ma pretende anche molto. Questo faccia suo, questa frase, la giri come preferisci, insomma. Clichy, io conosco loro da veramente tantissimi anni,
da quando si chiamavano Barbès. È una casa editrice che ha avuto sempre questa tensione verso la Francia, pubblica per la gran parte narrativa francese, e qualche narrativa statunitense, e una buona parte della loro produzione adesso è di bambini illustrati. È una casa editrice piccola, un po' più di piccola, molto agguerrita, sta a Firenze, e come diceva giustamente Laura, ha questa cura molto elegante nell'oggetto libro, che per noi che siamo nati e credo moriremo cartacei ha una sua importanza, almeno ce l'ha per me. Il direttore editoriale di Clichy è uno dei miei pochi lettori in anteprima. Ogni scrittore ha dei fedelissimi che non devono quasi mai essere persone molto, molto vicine, perché rischierebbero di dire delle bugie, o qualcuno di cui ci si fida anche se c'è questa prossimità. E io ho alcuni lettori, tra cui Tommaso Gurrieri, e lui aveva letto in anteprima questo libro, quando i nostri percorsi editoriali non sembravano dover combaciare, e aveva detto che era il mio libro migliore. Quando qualche mese dopo mi hanno fatto sapere che aprivano una collana di narrativa italiana chiamata Place d'Italie, ho pensato che andare a nozze sarebbe stato un bel modo per sancire anche un'amicizia, un'intesa intellettuale di cui ho avuto conferma. Peraltro io per loro avevo curato due biografie, una su Rabal e una su Maradona, a proposito ognuno si sceglie i propri santi. E fa strano pensare che una casa editrice così raffinata pubblichi Maradona, però non è così strano. E poi da un interista. Maradona. nelle geografie delle curiosità umane c'è anche Maradona, c'è Maria, ci sono gli universi, secondo me. E poi, insomma, chi meglio di Maradona poteva essere vicino a un personaggio simile. E nulla, poi è arrivato in un matrimonio di questo tipo, con tutti i rischi del caso, nel senso che è una casa editrice piccola e ha un motore di un certo tipo. Io sono contentissimo, è stato un matrimonio che mi appaga, sono molto contento dell'accoglienza dei librai. Laura, insomma, è una libraia di grande spessore e Clichy si è guadagnata negli anni, mantenendo una coerenza, proprio credibilità. Un libro Clichy, quando arriva in libreria, il libraio sa che ha una certa cura, e anche in questo caso mi auguro la novità di una collana è una cosa importante in un catalogo piccolo e fragile come quello appunto di una casa editrice indipendente, ma i librai sono stati tutti assolutamente molto accoglienti, senza fare distinguo tra appunto arrivavi da Guanda, arrivavi da Rizzoli, eccetera. I libri li leggono perché sanno o intuiscono che possono essere belli. Questo, insomma. Grazie a lei. Federica? Questo lo teniamo noi. Lo teniamo noi, sì. Allora, io volevo chiederle, la Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del reo. Io però vorrei sapere quanto invece è la società o comunque chi dal carcere sta fuori, che deve essere educato o rieducato ad accogliere chi dal carcere esce? È una domanda che ha già la risposta in qualche modo. È chiaro che per legge dovrebbe essere così e per intento dovrebbe essere così. Sappiamo bene che poi le cose si travestono in maniera diversa, e si traveste soprattutto in maniera diversa l'atteggiamento che abbiamo noi di fuori, insomma i normali appunto, perché come ho detto prima, appena sappiamo che qualcuno è stato dentro, insomma ci mettiamo, insomma, con le spalle al muro, o cerchiamo una via di fuga o vogliamo andare oltre. E questo è un istinto quasi naturale e quasi comprensibile. Bisogna lavorare affinché questa roba, insomma, il lavoro utopistico del carcere andrebbe abolito, però insomma siamo un po' distanti da quella frontiera lì. Grazie. Aspetta Gabriella, che ti porta il microfono. No, devo portare Renato, grazie. Ecco, questo ti diamo qua. Allora, io vorrei farle due domande. Una è: come mai nel libro non ha mai pensato di dire per quale motivo Maria è finita in carcere? E poi la seconda domanda è questa: il suo bel progetto Babele e il suo bel plastico che aveva costruito con così tanto amore, parlandone anche,
con una assonnatissima Claudia, non ha fatto una grandissima fine. Io volevo sapere se perché si era resa, e soprattutto non ha fatto una bella fine, ma soprattutto lei ha avuto una reazione molto debole quando qualcuno gli ha fatto fare questa brutta fine. Io volevo sapere se effettivamente si era resa conto che non aveva più valore, che forse lei aveva pensato troppo a questo progetto, oppure se è stata veramente una cosa che doveva finire per forza così. Parto dalla seconda, che è un po' più complessa. Ci sono banalmente delle persone che sono abituate a vedersi dissolvere davanti i desideri, ma anche semplicemente dei divertimenti, perché è così, perché la vita le ha abituate così. Paragono sempre l'atteggiamento di queste persone, se c'è una cosa che mi strugge e mi rende immobile nella malinconia del dolore, è guardare gli animali morti in strada, che hanno quella... sono fermi, fotografati in quella... dura pochissimi istanti, no? Però sono fermi lì. E quell'assoluto abbandono, quell'assoluta poverina, stato di indifesa, arrendevolezza, è quello che alcune persone poi umane hanno nella vita. Quindi quando quel gioco, mi spiace che come dire, questo viene spoilerato, il gioco le viene frantumato davanti agli occhi, Maria banalmente passa avanti, perché la vita l'ha obbligata a passare avanti. La prima domanda è invece è un cavallo di battaglia di questo libro. Non ho voluto dire perché lei è dentro, un po' per quello che dicevo all'inizio, se a riga 2 avessi detto cosa ha fatto Maria, lei avrebbe letto il libro ricordando ogni istante quella cosa lì, soprattutto se avesse fatto, e intuiamo che Maria non è dentro perché ha rubato delle caramelle, questo ce lo possiamo dire. Però proprio anche collegandosi a quello che diceva lei in prima fila, una delle prime cose che ti dicono quando entri dentro è tu non sei il tuo reato, tu non sei la tua pena, non devi essere quello per tutta la vita, perché altrimenti noi tutti saremmo ancora ancorati a che ne so, a 12 anni abbiamo fatto una figuraccia e a 60 anni viene ancora il nostro compagno di scuola. Cioè, tu sei quello lì, cosa che peraltro succede in realtà, e i social in questo aiutano. Però invece riportando le cose a una serietà, volevo appunto che non fosse connotato in questo senso. Sempre all'interno delle sfide che voglio mettere in gioco con il lettore, sono convinto che a un certo punto nel libro smetta di importarti perché Maria è stata dentro. Tu sei lì e le istanze di Maria, le paure, i desideri, anche i parziali divertimenti, sono quelli che può avere una libraia, una barista, un avvocato, eccetera, e quindi svanisce in qualche modo la pena. Cioè, questo è chiaramente l'intento, poi mi auguro avvenga. Grazie. Qualcun altro? Sì, io volevo chiedere una cosa. Io sono rimasta molto incuriosita dai personaggi maschili del libro, perché uno è uno pseudo fidanzato che viene recuperato da un bidone della spazzatura e poi ce n'è un altro che compare all'improvviso, il ballerino, soprannominato così, e quindi già questo li rende curiosi. Però sembra proprio che poi siano, come dire, non siano mai artefici di un miglioramento della vita di Maria, tutt'altro. E da lettrice mi è venuta la curiosità di sapere di più, e invece no, perché poi è tratteggiato attraverso il dialogo serratissimo tra i due e dal ricordo di Maria dopo qualcosa, però poi non ci viene svelato troppo. E volevo chiedere se qualcosina in più poteva esserci svelato su queste figure maschili. E poi mi aggancio per un'altra domanda, mi chiedevo questo, da scrittore, cioè il personaggio nella sua complessità, nella sua vita, penso al ballerino ma anche ad altri, c'è e poi lo scrittore fa un lavoro di sottrazione per cui ci dice il meno possibile, oppure è venuto fuori già così? Mettetevi comodi, diciamo che è la domanda. Allora, Pesciolino e Ballerino, che sono due figure, se vogliamo, anche un po' archetipe, una rappresenta sicuramente
il passato che come un vomito torna, e ci sono banalmente delle persone che dal proprio passato non riescono a sganciarsi. Maria, la fuga avanti che fa, il passato è lì, è sempre dietro lei come una scimmia, anzi come verrebbe da dire come un drago, e ritorna anche con sembianze ammiccanti e l'amore che potrebbe rendere la sua vita normale. No, non diciamo come Maria reagisce a questa sollecitazione. L'altro è appunto il suo tentativo di intravedere l'amore anche nella spazzatura. Sono due chiaramente figure, ripeto, quasi archetipi, sono delle sottolineature o forzature, se le vogliamo chiamare in questo senso. Io lavoro sempre togliendo il libro come un soufflé, si sgonfia, entra appunto in officina dopo una parte intuitiva in cui io disegno molto, ma faccio schifo a disegnare, faccio questi diagrammi temporali, poi disegno i miei personaggi, insomma, c'è tutta questa parte così, appunto, potremmo definire creativa, che è anche o cretina, comunque divertente, in cui i personaggi iniziano a vivere, però poi c'è la parte della, appunto, della bottega, quel personaggio deve finire dentro la scrittura, e lì quando appunto si apre la pagina sul file, si smette di divertire e ballerino, pesciolino assumono dei contorni molto, molto più severi e non prendono poi piede nella storia, sono quelli che ho deciso che erano all'inizio. Non credo molto agli scrittori che dicono che i personaggi poi prendono vita loro, fanno quello che vogliono, oppure insomma, hanno delle sostanze che li rendono così disinvolti. Però sì, io tolgo tantissimo e anche i personaggi mi accompagna da sempre questo, vorrei leggerne di più, che da un lato lo prendo come un complimento perché ci si alza da tavola sazi, non va troppo bene, se si ha ancora un po' di fame forse il libro dopo si avrà voglia ancora di leggerlo. È una, forse anche una tirchieria, non saprei dare una spiegazione psicanalitica. Grazie. Ecco, io... No. Sì. Ah, scusa, vai Franci. Anche ho un paio di domande. Una sono più sulla meccanica della scrittura. Una è se il titolo l'ha scelto lei, se gliel'hanno imposto, se per dare il titolo al libro è meglio se una persona esterna... E l'altra è se mentre scrive legge o se ha bisogno di lasciare il libro sul comodino per non essere influenzato dallo stile di altri. O viceversa, si fa aiutare. Allora, leggere mentre si scrive proprio nelle stesure, soprattutto nelle stesure per me iniziali, quelle dopo fanno più parte del mestiere, quindi si è un po' già più impermeabili perché si è già dentro la propria storia. Però leggere mentre si è nelle prime stesure ha un grosso rischio, che se leggi qualcuno che ti piace tantissimo rischi di scimmiottarlo, citarlo, è un rischio che dopo tanti romanzi uno tende, come dire, a evitare o conosce, butta via il libro subito e lo brucia, insomma, fa in modo di scappare da quella tentazione. Però è molto pericoloso. In generale, nel momento di scrittura pura, io leggo molto poco, proprio mi riduco all'essenzialità delle cose che proprio voglia, perché quel rischio in effetti esiste. Mi sono dimenticato la prima domanda, però. Il titolo, grazie, scusi. Non esisto, no, il titolo di lavorazione era un altro, ma come spessissimo succede, come il nome della protagonista di lavorazione, insomma, all'inizio così, non esisto, è arrivato nella rosa, è un titolo mio, in questo caso. Titoli imposti nella mia carriera, per fortuna, è stato solo uno. No, no, ma è giusto, vengono imposte le copertine, insomma. In questo caso, per esempio, anche sulla copertina non abbiamo litigato, mentre invece la copertina è uno dei classici momenti in cui si litiga con l'editore, quasi per contratto, è quasi obbligatorio. Invece in questo caso la loro proposta mi è piaciuta subito, no? E secondo me è una copertina che parla molto bene con il contenuto del libro e con anche la veste grafica della casa editrice. Il titolo era un titolo proposto da me in una rosa in cui c'erano proposte mie e anche loro, in qualche modo l'ho imposto, ma nel senso comunque è piaciuto molto, è un titolo rischioso perché è quasi tombale, però introduce bene quello che in qualche modo vuole dire poi il libro. Grazie.
Ecco, volevo leggere soltanto una cosa che scrive Lorenzo, che ci stava seguendo su Facebook, e dice che la scrittura di Alberto ricorda paradossalmente per ritmo e strutture i romanzi americani, perché mette a fuoco la vita di una protagonista vittima dell'indifferenza, la realtà e la crudezza del nostro tempo. Tu cosa pensi? Ti senti vicino agli americani? Non lo so, Lorenzo è più bravo di me a raccontare queste cose, sicuramente. Non ho mai ho dei santi, ma non so se ho una prossimità di mestiere con alcune geografie letterarie. Se vogliamo, i miei miti stanno più a Est Europa, però sono poi lontanissimo dalla mia maniera di scrivere, quindi capisco quello che vuole dire Lorenzo e lo prendo come un grande complimento, però non ho una risposta. Quando uscirà il meridiano su Schiavone, allora Ah, lo ok. diranno loro, io non so, sarò verosimilmente morto. Ma no, speriamo, perché così ti invitiamo qui Ah, e parliamo del tuo non meridiano, so se ecco. c'è qualcuno che ha avuto il meridiano in vita. Sì. Sì, beh, Alice Marlowe, ad Ah, esempio, poi giusto. Camilleri, non lo so, quello no, comunque sì, Ah, beh. c'è qualcuno, c'è Ha qualcuno. fatto bene a smettere di fumare Hai allora, fatto così. bene, hai fatto bene, quello sempre. Allora, ci sono. Allora, quali sono i suoi miti? Ah, io Quali pensavo sono di. i tuoi No, miti? ho dei. No, li sono sempre gli stessi, perché poi io, appunto, avendo fatto il libraio, come ben Laura sa, ci sono dei cavalli di battaglia che difficilmente vengono cambiati nel corso di una carriera anche da libraio, poi arrivano le novità, arrivano i contemporanei, però uno ha i propri cavalli di battaglia, poi chiaramente non può vendere sempre quelli a tutti. Il mio, sicuramente, il libro feticcio che ho regalato, viene la nausea, chi me l'ha sentito dire tutte le volte, è Una solitudine troppo rumorosa di Rabal, e che insomma a Est Europa c'è stato, e quello è in effetti il libro che penso di Non è avere. facile però, Non è per no, niente facile. Il mio primo innamoramento letterario è stato Kundera, perché io sono un lettore tardo, ho iniziato a leggere molto tardi. Quello è stato uno. Un recente innamento letterario invece è Richard Ford, che in effetti è uno americano. statunitense, e però è distantissimo da me. Io lo invidio, invidio questi scrittori da territorio ampio. Io, come vedi, ho bisogno dei compartimenti stagni, della frase breve, ho bisogno. Forse ho bisogno anch'io dei chiavistelli e delle camere, mentre invece Richard Ford mi lanci la palla per 10 pagine, capace di tenerti lì su, tra virgolette, il nulla, mentre invece è densissima come contenuti ed è uno scrittore delizioso. Ho, per esempio, colpevolmente, letto davvero recentemente, letto davvero, intendo Doris Lessing, che è una scrittrice, come tanti, il tempo della nostra vita non possiamo aver letto tutto, che avevo un po' perso per strada, avevo anche, se vogliamo, anche sottovalutata, si può dire, per motivi quasi esoterici, è finita anche in esergo in questo romanzo, però l'ho scoperta e l'ho letta davvero, tanto l'ho letta tutta l'anno scorso, così per giusto a proposito di ossessioni. Quindi sì, poi essendo stato un autodidatta, io non ho fatto le scuole, insomma, quelle belle, ho avuto un'educazione letteraria molto a chiazze, molto cercata con profondità. Sono uno di quelli che una professoressa molto brava e illuminante ha salvato la vita, ecco, di quelli, quindi lo dico sempre, c'è speranza per tutti. Ok, se non ci sono altre domande, allora io direi di ringraziare tantissimo Grazie a voi. Alberto, grazie, grazie infinite. Allora, io chiudo anche le dirette, ovviamente Alberto è qui, se volete avvicinarvi e farvi firmare le copie del romanzo oppure farvi anche delle altre domande. Che magari non avete voluto fargli davanti a tutti, ecco, Alberto è a vostra disposizione. Comunque lo ringrazio tantissimo e Grazie a te, ricordo ancora grazie a tutti voi. Il romanzo Non esisto, che è veramente un romanzo da leggere. Grazie, Alberto. Grazie ancora.